Il dollar cost averaging, dall'acronimo DCA o DCA o PAC in italiano, dal piano di accumulo capitale, è una strategia di investimento in cui un investitore divide un importo totale da investire in acquisti periodici di un asset o di più asset target nel tentativo di ridurre l'impatto sulla volatilità sull'acquisto complessivo. Gli acquisti avvengono indipendentemente dal prezzo del bene ed ad intervalli regolari. Questa strategia sembra essere sempre di moda e tanto pubblicizzata, ma oggi voglio attirarmi addosso le ire di tutti voi, smontandone un po' la sua percezione. Attenzione, non è inutile, ma ha tanti limiti oltre a tanti pregi, ma te ne parlo subito dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati sul canale Io Risparmio. Io come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto, nonché educatore finanziario AIF ed autore del libro Da meno 35.000 a zero in 18 mesi. Oggi torniamo a parlare di educazione finanziaria ed in particolare affrontiamo il concetto di acquisti periodici di determinati asset fatti con la tecnica appunto del PAC. Il mito della infallibilità del PAC avviene come per tutti i miti passando da un paio di contesti o di valutazioni errate. La prima è che usano una logica errata, oppure la seconda e che falliscono nel comprovare adeguatamente le ipotesi che ne sono alla base. Nel caso del PAC non si tratta di un mito che promuova qualcosa di errato, ma per lo più che promuove un aspetto errato della sua utilità. Infatti il DCA promette molto spesso di poter ottimizzare i rendimenti, quando in realtà la sua specifica utilità è di carattere, a mio parere, prettamente psicologica. Mi spiego meglio. La logica del PAC si fonda sul distribuire gradatamente in quote uguali su base regolare i nostri investimenti. Le argomentazioni sono solitamente le seguenti: 1. Si acquistano meno azioni a prezzi più alti e più azioni a prezzi più bassi, riducendo il costo medio per azione e quindi aumentando i profitti. Numero 2. La disciplina di effettuare depositi regolari, anche se il mercato azionario scende, contrasta le barriere emotive che la maggior parte degli investitori deve affrontare. Numero 3. Distribuire denaro su base graduale riduce il rischio. Ed in effetti, in superficie, queste spiegazioni e estensioni sembrano difficili da contestare. In realtà, il vantaggio principale di un PAC è che riduce gli effetti psicologici della psicologia degli investitori e del market timing sul loro portafoglio. Impegnandosi in un approccio basato sul dollar cost averaging, gli investitori evitano il rischio di prendere decisioni controproducenti per avidità nel caso di mercati che salgono o per paura nel caso in cui i mercati scendano, come acquistare di più quando i prezzi aumentano o vendere di più nel panico dei prezzi quando questi scendono. Invece, usando questa strategia, costringe gli investitori a concentrarsi sul contributo di una determinata quantità di denaro ogni periodo, ignorando il prezzo in ogni singolo acquisto. Il prezzo esce completamente dall'equazione. Un esempio classico di questa strategia potrebbe essere quella di selezionare il classico ETF MSCI World, definendo un esempio di investimento mensile, facciamo appunto a caso, di 500 euro. L'indice avrà un prezzo elevato, come accadeva nel post pandemia, e un prezzo in discesa, come sta accadendo in questi ultimi giorni, in queste settimane che sono praticamente partite da inizio anno 2022. Ad esempio, prendiamo il classico SWVDA, l'iShares Core MSCI World, ad accumulazione, costo attuale circa 69 dollari a quota. Questo mese con 500 euro andremo a comprare circa 7 quote e qui scatta il primo problema. E già, perché tutti noi ci aspettiamo che il nostro investimento cresca di valore nel tempo, altrimenti perché andare a investire? Ma se solo il valore delle quote dell'ETF salissero a 72 euro dai 69 attuali di venerdì 24 giugno 2022, giorno in cui sto scrivendo appunto questo video, ci ritroveremmo a poter comprare solo 6 quote e non più 7. E col passare del tempo il nostro potere di acquisto diminuirà per acquistare le quote. Per cui ci sono solo due soluzioni qui. Ci mettiamo l'anima in pace e compriamo sempre meno quote, finché non ci basteranno più soldi per comprarne neanche una, o magari dilazioneremo ogni 2 o 3 mesi, oppure aumentiamo il nostro capitale da investire mensilmente. E così via nel tempo il capitale mensile andrà aumentato, ogni qualvolta il valore delle quote dell'ETF andrà ad aumentare. Il secondo esempio si connette a questo primo e riguarda il portare avanti un PAC per, diciamo, ad esempio 10 anni. Facciamo un esempio molto pratico, molto semplificato e assolutamente improbabile, direi impossibile, solo per semplificare i calcoli. Diciamo che ogni mese investiamo in un prodotto 100 euro, che sono all'incirca 1200 euro l'anno. Mettiamo a punto lo scenario impossibile che il nostro prodotto non cresca e non scenda nel tempo per i prossimi 10 anni. Per cui ci ritroviamo dopo 10 anni con 120.000 euro, tondi tondi, né di più né di meno.
Ora ritorniamo da un mercato plausibile in cui il nostro ETF o il nostro asset comincia ad avere dei movimenti normali di mercato. Ogni tot sale, poi scende, poi dopo qualche anno abbiamo il nostro bear market, poi il bull market e così via. Su 120.000 euro, sia che il mercato scenda o salga, la triste realtà dei fatti sarà che i nostri 100 euro al mese non saranno che un microbo su un pianeta rispetto al nostro investimento di 120.000 euro. Ci sarebbe troppa differenza, il nostro mediale e la posizione non avrà nessun effetto utile né al ribasso né al rialzo. È una cosa ovvia, ma non tutti sembrano intuirlo, o comunque non è ovvio per tutti. Nessuno dei grandi investitori fa il pack perché emotivamente sanno gestire la situazione psicologica. La emotività, al di là dei rendimenti che un pick o un pack possono avere fra di loro, è ininfluente, perché il vero concetto spartiacque qui è la percezione personale del rischio e della volatilità. La percezione è che utilizzare il pack come tecnica di investimento sia ampiamente diffuso perché è semplice da spiegare e sembra essere corretto. La natura umana è tale che le persone tendono a sfidare ciò che sembra non avere senso ed accettare trame che sembrano giuste senza metterle alla prova o confutarne la solidità. Quello che ogni giorno invece fanno i vari ricercatori e scienziati quando studiano le malattie o le cure ad esse. Ci sono molte teorie diverse sulle strategie da adeguare per l'investimento. Ogni strategia vincerà in alcune situazioni e perderà in altre. Stando così le cose, l'investitore di successo deve scegliere tra tutte queste strategie quelle con le maggiori possibilità di successo. Non sto suggerendo che la somma forfettaria investita tutta in una volta, il cosiddetto pick, sia la strategia migliore e che il pack sia una forma peggiore di allocare il proprio denaro. Io stesso uso una forma ibrida, diciamo così, di pack per i miei investimenti. Ma il concetto è illustrare che ogni investitore dovrebbe cercare di trovare ciò che è meglio per se stesso, senza seguire le regole di uno youtuber, degli articoli o dei cosiddetti esperti, facendo un ragionamento indipendente e meglio se a volte indirizzandosi verso consulenti che non hanno un conflitto di interessi, allontanandosi dalla mentalità del gregge. Fammi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensi di questo argomento. Ci sono tantissime cose che vorrei imparare e far conoscere a te e non vedo l'ora di andare a sviscerarle tutte. Se questo video è stato di tuo gradimento, per favore supportami veramente con poco lasciando un bel pollice in su per me, per la mia soddisfazione personale e anche per l'algoritmo di YouTube, per farmi crescere su questa piattaforma. A te costa un attimo, ma per me significa tantissimo. Se poi sei nuovo sul canale, ti chiedo per cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto successivo. Bene, anche per oggi è tutto e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!